Non si fermano gli appuntamenti in vista delle prossime elezioni del candidato presidente alla regione per il Patto per l'Abruzzo, Luciano D'Amico. Ieri ad Atessa ha incontrato cittadini e lavoratori nel cuore dell'automotive in Abruzzo e dell'industria in genere. Ma per far crescere ancora di più l'industria e la produttività, secondo il candidato di Patto per l'Abruzzo, occorrono infrastrutture come i trasporti. Poi si è parlato della linea ferroviaria Pescara-Roma e non ultimo del settore agroalimentare. Il nucleo industriale più importante del Mezzogiorno, ci sono insediamenti di primo ordine e soprattutto è un modello di sviluppo che potrebbe essere davvero indicato e riproposto nei territori ancora in ritardo di sviluppo. E la cittadinanza, soprattutto poi i lavoratori, le maestranze, mi hanno rappresentato con grande chiarezza quali sono le attese, le aspettative e i timori per una realtà produttiva che deve essere sostenuta con gli adeguamenti infrastrutturali. Il nostro sistema portuale non è adeguato purtroppo alle esigenze di un nucleo industriale così, così rilevante. Il nostro sistema dei trasporti in generale, il collegamento con il Tirreno. E poi soprattutto mi hanno rappresentato i timori per la riallocazione dei sistemi di produzione che è in atto in Italia e in Europa e che riguarda anche l'Abruzzo. Noi potremmo avere nuove opportunità se riuscissimo a diventare attrattivi per nuovi insediamenti o potenziare industrie che già ci sono, per garantire un futuro di sviluppo per la nostra regione, aggiunge D'Amico. Grande capacità di innovazione tecnologica, adeguamento delle infrastrutture e promozione della cultura manifatturiera e industriale. Ovviamente abbiamo parlato poi anche del comparto agricolo, che pure è assai rilevante nella Val di Sangro. Abbiamo parlato del turismo, ma io direi grande supporto allo sviluppo economico dell'intera regione Abruzzo. E poi, come dire, una puntatina anche a Prato La Peligna. Certo, perché la Valle Peligna è un territorio anch'esso centrale nella nostra regione e anche in quel caso mi sono state rappresentate le esigenze dell'agricoltura, le esigenze dei costruttori, le esigenze di una valle che merita di essere collegata meglio con il resto della regione e con il resto dell'Italia. I timori sull'opera ferroviaria più volte annunciata, finanziata, poi definanziata, poi non si comprende bene che cosa succederà, mi riferisco alla Pescara-Roma. E sono questi timori che hanno dato vita poi ad un interessantissimo confronto. Intanto Luciano D'Amico si prepara alla convention di sabato al Circus di Pescara per la presentazione del programma, delle liste dei candidati della coalizione che lo appoggia.